Buonasera, benvenuti alla Filovisione, alla prima puntata della Filovisione. In questo appuntamento ciclico noi, soprattutto io, vi presenterò i film che saranno in programmazione al Cinema Filo, cercando di invitarvi a venirli a vedere. Partiamo quindi col primo film in programmazione questa settimana, che è Falling, di Viggo Mortensen. Viggo Mortensen ve lo ricorderete probabilmente per Il Signore degli Anelli, e questa infatti è la sua opera prima come regista. Regista, ma non solo, perché di questo film Falling si occupa anche della sceneggiatura, della fotografia e della musica che ha composto ed eseguito al pianoforte. Falling è la storia di un vecchio uomo collerico, arrabbiato costantemente, che soffre di demenza senile, che si chiama Willis, e Viggo Mortensen che interpreta John, e il figlio che lo va a prendere per portarlo a casa, vista anche la situazione. Ed è in questo momento che succede lo scontro generazionale fra due situazioni completamente all'opposto. Anche John è padre adesso, è padre adottivo di una ragazza che si chiama Monica. Il problema però è che è omosessuale, quindi è sposato con un altro uomo. In questo film quindi c'è uno scontro continuo, costante, tra John e Willis. John, che vede nel padre la figura che ricorda soprattutto attraverso numerosi flashback, un padre che ha sempre ammirato, che cercava di avere come modello, ma che fin dall'infanzia questo padre si è comportato con lui in maniera violenta, anche violenta. Questo uomo che appunto comincia a dimenticare le cose, non sopporta nulla della nuova vita del figlio, non sopporta la sua scelta di vita, non sopporta la sua morale, non sopporta la sua sessualità, non sopporta il lavoro che fa, e quindi c'è uno scontro continuo. Però John cerca di non essere il padre che è stato Willis, quindi cerca di essere impassibile, gentile, comprensivo di fronte ad ogni uscita di questo padre, che spesso è anche volgare, è sempre in attacco. Lui capisce che in questo momento si è ribaltata un po' la situazione e il padre è quasi diventato un bambino che ha bisogno di aiuto. John vuole fare la cosa giusta, vuole comportarsi come il padre che non è stato Willis. Devo dire che l'interpretazione del padre, che è affidata a Lance Henriksen, scusate la pronuncia, ma forse ve lo ricorderete in Aliens, è eccezionale, è la figura che ho apprezzato di più, questa bravura nell'essere un padre costantemente in attacco, costantemente forzato a non tollerare nulla di John. Vi chiederete come fa a questo punto Viggo a creare una storia dove questo figlio regge questa situazione insopportabile. Noi non riusciremo, dopo un quarto d'ora di film, ma già all'inizio non si sopporta già questa figura paterna. È nel finale che si svela questa cosa, e ovviamente finale che non vi anticipo, è nel finale che finalmente si capisce perché questo terreno di battaglia continuo porta a John a giurare a se stesso che non litigherà mai col padre, e cerca quindi di non essere né rissoso né paternalistico, ma cerca di essere completamente diverso da quello che è stato Willis nei suoi confronti. C'è anche la figura della sorella, che è affidata a Laura Linney, che comunque, come noi quasi, è una figura esterna, quasi da spettatrice, e anche perché certe volte, c'è da nascondere, ci sono delle situazioni parecchio ironiche in questo film, date anche dalla situazione mentale del padre, che tra l'altro continua e si ostina a non accettare che la moglie sia morta e quindi non esista più, anche se lui è convinto di continuare a vederla. Quindi, oltre ad apprezzare questa opera prima, che è stata fatta con una tecnica, soprattutto dal punto di vista del linguaggio cinematografico, diverso, sia quando Viggo inquadra e ci fa vedere i momenti della sua infanzia e della sua adolescenza, quindi nei flashback, sia quando invece è nel momento presente. C'è un intelligente uso, sapiente uso della telecamera, cioè i movimenti di camera non ci sono dei virtuosismi, cioè si dice in gergo che Viggo si mette a disposizione della storia, senza strafare nel linguaggio cinematografico, che è quello
che ci si aspetti in una situazione che spesso è teatrale, vedrete soprattutto tra gli scontri tra padre e padre. Quindi ho apprezzato particolarmente questa scelta cinematografica, ho apprezzato la recitazione soprattutto di Lance e questa figura paterna, il padre per noi uomini è sempre una figura abbastanza complicata, complessa, è abbastanza di moda ultimamente. Se ce la fate, riuscite, cercate di recuperare anche Father con Anthony Hopkins, perché anche lì c'è una divisione, un netto distacco fra due figure, il padre e la figlia in questo caso. Ma mentre nel primo caso, quello di Father, è dato dalla malattia, dove c'è anche una cura immaginifica e della fotografia che cerca di riflettere ciò che un uomo che soffre di Alzheimer vive e come vive la realtà, quindi questo dal netto distacco, in Falling è dato invece dalla morale completamente agli opposti, un padre completamente razzista, xenofobo, anche politicamente separato dal figlio, perché mentre il figlio è molto più, diciamo, democratico, lui è legato ancora a delle situazioni quasi guerrafondaie della politica americana, quindi c'è anche un netto distacco dal punto di vista politico e viene rappresentato anche questo. Quindi raccontare il padre al cinema è sempre complicato e non è la prima volta che succede, ma va apprezzata quest'opera prima di Viggo Mortensen, perché è riuscita, è un film di cuore, è un film che funziona, è un film che ci porta veramente ad analizzare con affetto quello che succede sullo schermo. Quindi non mi resta che augurarvi buona filovisione a tutti e vi invito al Cinema Filo per vedere Falling. Grazie di cuore.